Giovedì 1 di luglio, ore 18:03. Bentornati con un altro appuntamento nerd su Codice Nerd in compagnia di Marco Donati e una voce che vi è mancata per un po' di tempo perché insieme a me abbiamo avuto Sailor Samantha. Che sono qui, sono ancora qui, non sono andata via. Però c'era qualcuno che era andato altrove a fare altre cose. Ve lo ricordate? Marco Santoro! Sono stato in ferie, non solo sono stato in ferie... Non eri andato in missione. Cosa? Non eri andato in missione. Per conto di Dio. No, no, non ero in missione, ero in ferie. Mi hanno scritto, i nostri fan mi scrivono, mi dicevano: Marco, ma quando torni? Perché Samantha e Marco Donati stanno facendo un macello, stanno conducendo una trasmissione vergognosa. Quindi noi aspettiamo il tuo... Perché ridi? Aspettiamo, no, oggi la puntata la fede su Sailor Moon. Aspettiamo il tuo ritorno. Guarda, in effetti non è male, perché Marco, io ho preso Santoro anche il ciondolo. So che sei un grande appassionato di Sailor Moon, quindi ci potresti snocciolare tutto. Allora, in realtà sì, sono un grande appassionato di Sailor Moon. Perché? Lo guardavo quando ero piccolo, insomma, quando avevo 12-13 anni. Ok. Ho visto tutte le serie, quelle trasmesse su Mediaset, molto più avanti poi ho letto anche il manga. Ah, non mi dire. Sì, esatto. Siete arroganti oggi. Arrogantissimi, siete perché arroganti. Sai come si dice, quando uno fa a meno di qualcosa e poi torna, ti rendi conto che forse... Non anche... serve poi così, no, tanto. Anche se, no, della serie. Allora, no, ovviamente... No, ci è mancato, ci mancherebbe che non confermo. Ci manchi. Senti che giri di parole. Ci mancherebbe che non ci manchi. Per interagire con noi in quest'ultima puntata, purtroppo, di Sailor Moon, perché a parte gli scherzi, ho seguito il vostro operato e vi ho anche fatto i complimenti in privato, tu lo sapevi? No. Bene, perché lui è un vermo, non te lo dico. No, il problema è che i complimenti in privato lui li ha praticamente fatti allegando delle foto di lui in costume e non ho voluto condividere la, come dire, il danno psicologico. È assolutamente vero, è assolutamente vero. Per interagire con noi al 351-827-1580 Whatsappateci, potete farci qualsiasi domanda. Noi, o meglio lei, risponderà a tutte le domande. E ovviamente non dimentichiamo anche di presentare nuovamente colui che è diventato adesso direttore assoluto di Web Live TV, che è Piero Foca. Nonché sacerdote delle 12 case delle foche. Non è sacerdote di nulla, è solo direttore di Web Live TV. Marco, vabbè, hai detto nulla. Durante la hai tua detto assenza, nulla. Piero Foca si è risentito del fatto che Emanuele avesse l'appellativo guru tra il nome e il cognome ed è diventato Piero Sceriffo Foca. Quindi lui è lo sceriffo? Lo sceriffo sì. Di che? Non lo so. Di Web Live TV. Sai, quando hai detto sceriffo, avevo quasi immaginato una cosa molto giapponeggiante, tipo Shin Foca, una cosa del genere. Sceriffi delle stelle? Sceriffi delle stelle, eccola. Anche Claudia Candidi insieme a noi. Comunque, chi se ne frega, partiamo con questa fantastica puntata di chiusura dell'universo di Sailor Moon. Speriamo di riuscire ad arrivare a chiusura. Come speriamo? Beh, è davvero un grande universo. Siamo narrativo. Ai livelli dei Cavalieri, eh? Posso dire che Sailor Moon è uno di quei personaggi, una di quelle serie che qualsiasi, almeno ora come ora, qualsiasi cosa tocca diventa oro. Sì, anche secondo me è una è cosa vero. Che ha... Cioè, si riconoscono lontano un chilometro. La accomuna un po' a Dragon Ball, facci caso. È vero. In questo senso. Ma perché entrambi, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, entrambi nei loro rispettivi ambiti sono stati l'elemento di rottura con quello che c'era prima. Esatto. Hanno fatto proprio la linea di demarcazione. C'è un prima e un dopo Sailor Moon, sicuramente. Esatto. In tutto quello che è l'animazione giapponese. Però ha cambiato un po' le carte in tavola per quel riguarda il genere e quel tipo proprio di... come possiamo chiamarlo? Quello con le streghette, magari con le maghette. Il termine è magiocco. Magiocco prima era solo questo. Invece Sailor Moon ha dato proprio tutta una serie di anche connotazioni, diciamo, differenti, esatto. più profonde. Mischiato quello che era il manga dedicato ai maschietti, quindi vedi Saint Seiya, Cavalieri dello Zodiaco, con quello che era prettamente femminile, esatto. Ma ha ribaltato poi anche i ruoli. È vero. Che, come dicevamo, non sono più le ragazze che devono apprendere la vita domestica, perché i manga prima erano quello, che portavano le ragazze a pensare di diventare una brava casalinga. E invece adesso sono loro che difendono il pianeta. Esatto. Sailor Senza Moon, maschietti. No, come fa la seconda sigla di Sailor Moon? Sailor Moon, chi ci difende sei ancora tu, giustamente. Ancora tu, ancora. Non si scappa. Non si scappa da Infatti Sailor Moon. L'unico maschietto che c'è quasi il 90% delle volte. Il nostro Tuxedo Kamen. È sempre KO. Che poi tanto non fa niente.
Cioè, arriva, fa tipo il figo. Nella prima serie fa molto. Sì, ok, ma perché c'è questo, no, ma questo scusate, manto, ma questo mistero. Endymion, che vuol dire non fa niente? È Endymion, giusto? Sì, sì. E allora perché vuol dire non fa niente? Non fa niente. È un fulcro. Per me è un personaggio inutile, ma ragazzi. Perché diciamo a te piacciono che... i personaggi inutili? Allora, già detto. Allora dovrebbe piacermi, non credi? A me piace Sailor Uranus. Diciamo che appunto Tuxedo Kamen barra Mamoru Shiba ma barra Marzio, come l'hanno chiamato in Milord. È stato sì è il fulcro attorno al quale ruota tutto, perché se lui non veniva ucciso nel Silver Millennium, quindi nel Regno Argentato, Serenity non si ammazzava, il regno non veniva distrutto e non... Noi abbiamo parlato praticamente di Sailor Moon nella scorsa puntata, neanche fosse Shakespeare, una tragedia. Esatto, praticamente è una tragedia continua. Cioè, veramente, una ragazzina si approccia a Sailor Moon e legge tutte queste cose e dice, vabbè, a questo punto mi studio Shakespeare, almeno vado anche bene a scuola. Tra l'altro, in onore proprio di Sailor Moon, il mitico Piero Foga ci fa sapere che, dato che adesso ci siamo organizzati... Organizzatissimi! Abbiamo la prima canzone di oggi che è proprio la sigla di Sailor Moon. Quale avrà scelto? Chi? Beh, la prima, vabbè. La prima? Siamo sicuri? È la prima, cioè, la prima serie, l'ha già detto, perché lui mi comunica. Con la telepatia? Ti sei fatta i capelli come Bunny. Sono tre puntate che Bunny, ce l'ho. Mi sbrana. Sono tre puntate che ce l'ho. Abbiamo anche spiegato come Bunny, tutto sommato, abbia comunque rispettato la vera natura del nome. Se non lo sapete voi che siete un po' disattenti, o magari vi siete persi. Disadattati. No, disattenti. I disadattati qua siamo noi. Magari avete anche dimenticato magari giovedì scorso e quello ancora prima di vedere e sentire tutto ciò che abbiamo detto e fatto, potete andare sul sito Web Live TV e trovate il podcast con tutte le puntate precedenti, così potete ricondurvi a tutte le castronerie, però anche cose interessanti che diremo oggi. Se siete appassionati di Sailor Moon è un must, è un must, sul web è diventato un must. Sì, assolutamente sì. Lo cercano. Assolutamente sì. Ma la canzone parte adesso, quindi... signor Foga? No, partirà poi in seguito. Tra un po', allora abbiamo tempo. Va bene. Noi l'altra volta ci siamo fermati a parlare, cioè noi in queste puntate abbiamo dato un'infarinatura generale sul discorso dei personaggi, perché i personaggi appunto sono tanti e abbiamo parlato solo dei buoni. Okay. Mancano le ultime tre buone della situazione. Aspetta, non me lo dire, posso indovinare? Vai. Posso? Prova. Secondo me te la rischi un po'. Sailor Uranus e Sailor Neptune l'avete fatte sicuramente. Sì. La creatura del silenzio manca. L'abbiamo fatta. L'avete fatta? Sì. Ok. Perché non l'hai sentita. Badum. Psh. Tutum. Psh. E quella con lo scettro? Sì. La guardiana? Pluto. Pluto, Sailor Pluto. E chi è che... Ah, aspetta! Vai. Quelle che si trasformano. Le Starlight, come si... Eccole là, vedi, ne so addirittura più di te. Le Sailor Starlight, che sono appunto le ultime tre guerriere Sailor, almeno dalla parte dei buoni, che compaiono all'interno del manga e dell'anime. Sono tre... Allora, la loro presenza... Discorsone su questo, poi, cioè, soprattutto... un discorsone, perché sono, diciamo, alla stregua di Uranus e Neptune, sono molto discusse e molto ambigue come... personaggi, soprattutto nell'adattamento animato. Okay. Italiano? No, proprio anche quello in origine, giapponese? In origine. Adesso ti racconto. Vada. Ci sono cose che voi non sapete. A questo punto, dato che già che siamo qui, faccele sapere. Allora, vai. Queste tre guerriere non appartengono alla galassia, alla nostra galassia, ma arrivano da una galassia lontanissima. Ok, non dalla Luna, quindi. Non dalla Luna. Questo fa capire che esistono anche altre guerriere Sailor al di fuori del nostro sistema solare. E voglio agganciarmi a una cosa che tra l'altro mi aveva incuriosito. Ho visto l'ultimo film di Sailor Moon, quello che la nota, insomma, azienda di download e streaming ha buttato... Possiamo anche dirlo il nome, eh? No, io non credo, perché magari ci... Io non lo direi. Vabbè, però... facciamo pubblicità gratuita, così magari un Netflix, domani... Netflix! Esatto! Lo trovate su Netflix! Esatto! E facciamola qualche marchetta! Esatto, diamine. Come le puntate delle serie precedenti a quella si trovano su RaiPlay. Su RaiPlay, esatto. Beh, abbiamo fatto... Se ci volete donare qualcosa, noi siamo sempre contenti. Comunque, le cattive, che sono le quattro ragazze circensi del Dead Moon Circus, poi si scopre... Sono delle Sailor del futuro che verranno risvegliate poi da Cibiusa. Esatto, diventeranno Cibiusa.
Pensa che stile. È giusto. Diventeranno le quattro guardiane della piccola Lady. Come sono le quattro amiche di Sailor Moon. Pallas, Ceres, Juno e Vesta. Hai detto Ceres? Ceres. Mi piace la Ceres. Con questo caldo me la sparo volentieri una Ceres. Quando sapete, volete qualcosa di chimico, è perfetta la Ceres. Assolutamente. Comunque, queste, torniamo alle nostre Starlight. Queste tre guerriere riescono a scappare dal loro pianeta di origine, che viene distrutto insieme alla loro principessa. In questo lunghissimo viaggio perdono la principessa e sanno che è arrivata sulla Terra. Quindi la seguono e si travestono da cantanti, diventando i Three Light. Delle idol, praticamente, delle idol giapponesi. Esatto. Okay. Ma travestono, non fanno una gavetta, quindi, cioè arrivano che sono già famose. Tecnicamente arrivano che fanno subito successo con la loro prima canzone. Sono nate brave. Perché le loro canzoni servono come richiamo per la loro principessa. Bene. Per farsi trovare e ricongiungersi con lei. Che è Mara Maionchi. No, non è lei. Dovrebbe essere la produttrice migliore del pianeta, no? Quindi Mara Maionchi ci sta, in effetti. Si Sailor chiama Caillou. Caillou. Principessa Caillou. E si scoprirà poi avanti, andando avanti, che anche lei è una guerriera Sailor del suo pianeta. Giusto. Beh, quindi, ottimo. Queste ragazze, queste guerriere, iniziano a vivere sulla Terra e si incrociano, nolenti o dolenti, con le nostre Sailor preferite. Il primo approccio... La genga di Sailor Moon, fondamentalmente. Esatto. Il primo approccio è classico da crossover Marvel, che si gonfiano di botte subito e poi parlano solo dopo. È identico all'arrivo di Uranus e Neptune. E intanto però, se permettete, vi interrompo perché Piero Foca mi sbraccia, mi dice: ragazzi, io ho detto che faccio partire la canzone, la sigla di Sailor Moon, fatemela partire. E quindi abbiamo la possiamo la annunciare? E la sto annunciando. La possiamo annunciare? No, facciamo una cosa in tre, dai. Vai, al mio tre. Allora, uno, due. Che dobbiamo dire, Sailor Moon? Sei veramente un principiante. Dimmi che dobbiamo dire. Allora, questa è la canzone della prima serie di Sailor Moon. Al tre? Posso al tre. Dire una cosa? Sì. Semplicemente sigla. Ok, allora uno, due, tre. Sigla! E rientriamo. Sailor Moon, hai la notte in te, principessa di un regno che non sai dov'è. Sailor Moon, sempre magica. Sailor Moon, Sailor Moon, sei fantastica. E dai, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Un'icona! Ma pensa a cantarla in maniera metal. E basta con questo metal. Avete notato una cosa, però? Che questa sigla... tecnicamente, ma che non è che c'era tanto da scoprire, perché si vedeva lontano un miglio. Però spanna, che era... spoiler subito proprio... Principessa di un regno che non sai dov'è. E poi nella sigla si vede proprio lei che Serenity, si trasforma. Non è che c'era tanto da arrivarci, come... Vabbè, però... Tra l'altro, i cattivi della prima serie Ci arriviamo. Ah, non l'avete ancora detto? No, va bene, allora noi abbiamo solo presentato le Sailor. Stiamo finendo di presentare le Sailor e poi... State proprio a caro amico. Poi, ma c'è arco per arco, Che ore sono? Sono le 18 e 18. Però la voglio dire, ormai ce l'ho qua, dillo, I nomi dei cattivi che hanno utilizzato all'interno dell'adattamento italiano, insomma, di quello Mediaset. Sì. Tipo Jack, ad esempio, che è uno dei primi cattivi che si vede. Invece Giadeite vengono presi da pietre, giusto? Lo sapevi? La Giadeite è una pietra, ma non sapevo che questa fosse legata ai nomi. Ai nomi, Jack e Giadeite, Zakar, che è Zakarite, mi sembra, che non è una donna nell'opera originale, ma è un uomo. Ah. Giadeite, Nefrite, Zosite. Nefrite, sì, sì. E Kunzite. Nefrite è Nevius. E Lord Caspar è la Kasparite. Kunzite. Come? Kunzite. La Kunzite. Io non la conoscevo. La e Zakar? Sarà. Giadeite. E Jack. Nefrite e Nevius. Perfetto. Okay. Zosite. E sarà Zakar. E Kunzite e Caspar. E Lord Caspar, perfetto, alla grande. Tra l'altro, cattivi fichissimi. Hanno mantenuto però le iniziali. Sì, sì, no, diciamo, hanno fatto un bel lavoro. Ma l'abbiamo detto che l'adattamento è stato comunque in grado di far tornare qualcosa. Ti ritorna qualcosa? Sì, sì. Dell'originale. Però non hai detto un'altra cosa, che i quattro cattivi
erano i quattro generali del Regno della Terra. Del Regno della Terra, però non viene, viene spiegato anche nell'adattamento italiano. Nel manga viene spiegato, spiegato in Crystal, ma non nell'anime storico. Nell'anime storico no, ma non solamente da noi o anche in Giappone non viene spiegato? L'anime storico è universale, quindi non viene mai spiegata questa cosa. Magari una spiegazione... Cioè loro erano buoni all'inizio, loro poi erano buoni passano all'inizio con Metallia e poi passano con Metallia. Tant'è che in Crystal, poi arriveremo a raccontare dei vari archi narrativi, si vede la scena in cui questi poveracci vengono fatti fuori dalle nostre Sailor, ma le Sailor hanno le lacrime agli occhi. Perché come come Serenity era la fidanzata, quindi la compagna di Endymion, le quattro Sailor erano le quattro compagne dei quattro generali. Ah, fantastico. Mi sono un po' di sette spose per sette fratelli, praticamente. Praticamente sì. Però questa è una cosa che non è mai stata data per certa sul manga. Ah. Ci sono solamente dei disegni fatti da Naoko in cui si vedono le Sailor abbracciate atteggiamenti ovviamente inequivocabili ai quattro generali. E su quello in Crystal hanno ricamato poi la storia. Però ne parleremo. Arriviamo, finiamo con... Vai, con lasciamola libera di andare. Mi perdo. Vai. Quindi le tre Sailor Starlight arrivano e si presentano come Seiya, Yaten e Taiki. Scusate, hai detto Seiya? Ha detto Seiya. Tanto lo sapevo che Però io ti devo interrompere, scusa, lo fai apposta. Abbiamo appena detto che la lasciamo libera. Va bene. Placati. Sì, sì, lo so, è lo stesso nome di Pegasus. Seiya di Pegasus. Esatto. Siamo là. Sono parenti stretti. Parliamo di Pegasi a caso. E, solo che nella traduzione italiana, invece di chiamarli con il loro vero nome, che è, sarebbe Q Seiya, Q Yaten, Q Taiki, li hanno trasformati in Light. Quindi Seiya Light, Taiki Light, eccetera, eccetera. Per rifarsi ai Three Light. Un prodotto dietetico. Sì, praticamente sì. Però per rifarsi al discorso delle tre luci. Li hanno spacciati anche lì come parenti stretti, mi sembra cugini. E andando avanti nella serie si incontreranno e scontreranno con le nostre Sailor. Ok. Quindi... La prima è la Sailor Starfighter, che è quasi, possiamo definirla come il comandante delle tre, quindi il capo di queste tre guerriere. Ha i capelli neri, gli occhi blu se non mi sbaglio, e si chiama Sailor Starfighter. Starfighter, come quelli che vediamo in Star Wars, esatto. Praticamente. Esatto, Starfighter. Oppure il Jedi Starfighter, il videogioco. E lei la sta impazzendo. Sì, perché ogni tanto gli mettiamo il freno, no? No, e poi come è successo per Haruka, quindi Sailor Uranus, anche Seiya inizierà a nutrire dei sentimenti verso... Farà esplodere il cosmo poi a un certo punto. Usagi. Ma non tanto... Sono Usagi. Più o meno sì. Ma non tanto come sentimento amoroso, ma quanto sentimento di protezione nei confronti di questa ragazza, di questa guerriera Sailor. Proprio tra perché l'altro, tutta questa storia, tutta la saga, quanto dura in anni? Ma tecnicamente dovrebbe durare. Allora, lei comincia la saga comincia che lei ha 14 anni. Non credo intorno ai 16. Non neanche finisce il liceo praticamente. Sì, praticamente dovrebbe avere 16-17 anni. Quindi un paio anni. D'anni dura tutto. Sì. Cioè noi in due anni al liceo non abbiamo fatto praticamente niente, queste salvano il mondo una 5 volte. Sì, però sai che c'è che la scuola in Giappone è formata diversamente, sì, quindi sì, non sì, possiamo rapportare le loro medie alle nostre medie. Comunque occhio e croce. È un manga dedicato agli adolescenti, quindi è il periodo adolescenziale, 14, 17, 18 anni massimo. Vabbè, perché il target tutto sommato dal Giappone parte da lì. Vabbè, comunque andiamo avanti. No, anche perché nelle prime pagine dell'ultimo arco narrativo, Mamoru chiede a Usagi di sposarlo dopo un anno, quindi almeno dovrebbe avere la maggiore età. Almeno sì. Occhio e croce. Almeno speriamo. Speriamo. Beh, si suppone. Comunque, dicevamo, nutre questa forma di affetto, protezione
proprio perché le ricorda la sua principessa. Ma rido perché Piero Foga manda delle immagini che voi da casa non potete vedere, ma noi molto sì. divertenti. Parecchio divertente. Beh, sì, sì, parecchio. Però sì, perdonaci, Samantha. Procedi, senza indugio. Vada, contessa. Vada. Vado. Però è anche vero non che... Non posso fare. No, perché le vedo anch'io. Ragazzi, non potete immaginare. Piero Secondo Foga... me immaginano. Sì, ma Piero Foga ha sbagliato postarle... cognome. Scusi, signor Piero Foga, potremmo postare queste immagini in uno speciale di stories su Instagram? Così, prima di no, finire in galera, almeno bevono. Spieghiamo perché ci siamo andati in galera. Tanto io ormai sono abituato. Ma tanto le vertenze ormai ci piovono addosso, come se non ci fosse un domani. Esatto, comunque, esatto. Sei a un certo punto, anche se il sentimento non è amore effettivo, si dichiara a Osaki dicendo avrei voluto conoscerti prima di lui, perché si rende conto che non c'ha comunque chance. Viene frianzonato. Esatto, praticamente sì. Però continuerà, nonostante tutto, a aiutare e supportare Sailor Moon, perché si troverà anche lei in una situazione, potremmo dire, molto pesante. Ci arriveremo a capire perché. Ok. Comunque, Seiya, nell'ambito degli idol, è anche il leader del gruppo, il cantante e quello che... Il frontman, non esatto. si fa mancare nulla. Esatto, non si fa mancare nulla. Poi abbiamo Sailor Star Maker. Star Maker. Esatto, che è Taiki. Allora, Taiki ha i capelli castani, gli occhi grigi, se non mi sbaglio. Che non è questo. Che non è questo. Tra l'altro questa è una foto, non so di quale evento che riguarda sicuramente gli anime. Forse questo è il guru vestito da Usagi. Sailor Guru. Okay. Sailor Guru. Ci piace Sailor Guru. Mi dà un senso di sicurezza. È vero, Sailor Guru. Ci proteggici sta. Tu. Proteggici sempre. Esatto. È la più alta del gruppo, come per le nostre, cioè Jupiter che è la più alta. Anche lei è la più alta e è la più intellettuale. Tant'è che man mano che si andrà avanti nella storia inizierà ad avere un'affinità con Mercury. E vai. Okay. Ma senza... No, non si sfocia nel lesbo, no? Quindi non consuma. Che fregatura. Non consuma. Diventano amiche. Che me lo guardo a fare allora, scusa. Va bene. Diventano semplicemente amiche. L'ultima è Sailor Star Healer, che è la più bassina, quella con i capelli grigi. È il supporto del gruppo. Il supporto, dai. Questa è lo Star Healer, sei anche, supporto. Sì, anche lei è abbastanza forte. Quindi ho detto, ha i capelli grigi, gli occhi verdi, se non mi sbaglio. Per carità, non farti mandare immagini e comincia il signor Foga a spammare caponate. No. Lo vedo che ride sotto i sì, bassi. Sì, ride. È la più riservata delle tre. Tant'è che andrà d'accordo quasi ed esclusivamente con Luna, quindi con la gattina di Sailor Moon. Una disadattata. Giustamente. È un po' una gattara. Esatto. Una disadattata. Non è una disadattata. Sì, è una disadattata. Una che ha tutte quelle amiche, va d'accordo solo col gatto, è disadattata. Rispetto allora. Alle altre Sailor, è un po' più asociale. Allora, un o, po' c'ha più... Delle amiche, o c'ha delle amiche di merda, oppure è una sociale. Delle due, Luna. Oh, senti che ho detto, delle due, Luna. Badum. Esatto, e vi giuro che non l'ho fatto apposta. Un po' come quando coso lì stira gli zoccoli. Artax. Insomma, Artax stira gli zoccoli. Stira gli zoccoli. Vabbè, andiamo. Non era preparato. Andiamo è tutto a briglia sciolta. Ma voi sapete una cosa? Vai. Visto che avete nominato Artax. Sì. Questo non è l'angolo della pubblicità. Però il cavallo del protagonista del mio fantasy si chiama Artax. Perché tu fai un fan, stai scrivendo... Ma Sailor Samantha scrive romanzi fantasy. Stai scrivendo fantasy. Un fantasy. No, già scritto. Ha già scritto. E dov'è? E pubblicizziamolo. Come si chiama? Pubblicizzeremo. Ormai. Vabbè, fate voi. Facciamo noi. Mandateci comunque dei messaggi in cui ci chiedete più informazioni su questo romanzo. Se volete, se non vi frega nulla, non ce li mandate. Tanto oppure ne parleremo comunque. Mandate tranquillamente delle offese che riguardano Samantha. Noi ci accoderemo a qualsiasi tipo di sotterfugio o di vessazione. Saremo vostri alleati. Esatto, esatto. Del bene, ma soprattutto nel male. Alleati. Nel male. Cazzo, no! Cazzo, ecco. Sì. Bene. Bene. Beh, dopo questa direi che si può anche andare avanti. Dai. Allora. Diciamo un'ultima cosa sulle tre Starlight e poi, se volete, passiamo agli archi narrativi dopo la pausa musicale. Sì. Vada! Le Sailor Starlight nel manga non sono ragazzi.
benché siano ragazzi nell'anime. Cosa succede? Le tre guerriere Sailor si travestono da ragazzi. Ok. Però sono ragazze. Delle ragazze a tutti gli effetti. Non c'è una trasformazione, non c'è una metamorfosi, non c'è una metamorfosi tra un genere e l'altro. È una skin, loro si vestono per sembrare quello. Esatto, okay. Esatto, come fa Haruka, perché anche Haruka si veste da uomo, però fondamentalmente è femmina. È fisicamente una ragazza. Esatto, okay. Come abbiamo detto la volta scorsa su Haruka, quindi su Sailor Uranus, Naoko ha sempre detto che Uranus ha il corpo di una donna e il cuore di un uomo. Sì, sì, vero, 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 assolutamente. Cosa è successo? Quando la Toei Animation ha deciso di mettere l'anime, quindi di creare l'anime, ha avuto questa genialata di trasformare le tre Starlight in maschi prima della trasformazione, quindi con tutti gli attributi maschili, e durante la trasformazione trasformarle in donne. Che quando arrivò in Italia, in effetti ci fu la un bel casotto, no? Esatto, perché la prima trasformazione, proprio nella messa in onda, non ci avevano fatto caso a questa cosa. Eccole. Si vede. Tra l'altro, anche strafighe. Sì, sì, sì. E si vede perfettamente la trasformazione da uomo a donna. Perché si vedono i pettorali disegnati, gli attributi disegnati, girano, passano delle stelle e il corpo diventa quello di una donna. Io penso che il responsabile a Mediaset di tutto questo oggi abiti tipo sotto un ponte destituito da tutto, non può neanche andare a fare la spesa, secondo me. Sì, purtroppo, perché non c'è niente di male. Esatto, insomma, però negli anni 90 c'era una chiusura mentale che rasentava veramente la follia. Esatto, e su questo posso darti ragione. Assolutamente. Però è anche vero che questa scelta della Toei ha fatto innervosire non poco Naoko. Perché gli ha, gli ha stravolto completamente quello che era la sua storia. Vero. Ha portato a una rottura, tant'è che non so se effettivamente è stato dopo questo adattamento animato che Naoko ha ritirato i diritti sulle Sailor. La Toei le fa queste cose. Vi ricordate durante la puntata dei Cavalieri, quando abbiamo sottolineato come addirittura gli accordi con l'autore dei Cavalieri dello Zodiaco erano talmente tanto ai ferri corti, talmente poco lo pagavano per tutto il lavoro che faceva, per cui lui si allontanò dalla Toei. Cioè la Toei ce l'ha questa cosa, che prende il lavoro di altri, farlo suo va bene, perché è un'abitudine, che più che un'abitudine è una consuetudine, che il manga e l'anime abbiano delle differenze. Però quando la Toei fa il passo più lungo della gamba, c'è poco da fare, gli autori si arrabbiano. Sì, non anche è nuova perché a queste cose. Sai che c'è un conto che tu fai un adattamento fedele al manga, come è stato per Crystal, perché con Crystal l'hanno fatto. Sì, è vero. E un conto è fare uno stravolgimento così pesante sulla trama, perché se voi leggete il manga, perché a livello di trama poi cambia. Cambia parecchio. Allora, tra i numeri finali del, quindi tutto l'arco, il quinto arco narrativo del manga, che è lì sul vostro tavolo, racchiuso in tre numeri, giusto, 47, 48 e 49 della prima edizione della Star Comics, è diverso, completamente diverso da quello che è il manga. Cioè l'anime e il manga hanno preso due binari totalmente opposti. Capito. Io adesso aspetto l'uscita dell'ultimo arco narrativo da parte della Toei sotto il marchio Sailor Moon Crystal, per capire, per dare un giudizio finale. Sì, anche per capire che direzione dato prenderà la Toei anche nel caso delle tre Starlight. E intanto noi facciamo una piccola pausa, piccola pausa e musicale. Voi vi beccate i pinguini tattici nucleari con Scrivile, scemo. E vai. Ci vuole coraggio nel 94 ad essere Baggio. Assolutamente. Una frase che è dietro a un mondo. Un mondo intero. Ci vuole anche coraggio a crearsi un gruppo e chiamarlo i pinguini tattici nucleari. Per me è genialità. È una genialità. Esatto. Secondo me si sono ispirati ai pinguini di Madagascar, perché non è possibile. Io però ho anche pensato ai pinguini il pinguino in Batman Il Ritorno del 91 con Michael Keaton. No, perché secondo sai me con i razzetti dietro, no? Io li ho sempre immaginati un po' come delle armi improprie. Io sto con Batman, mi dispiace. Sarò sempre con Batman. Oswald Cobblepot. Con quelle pinnette. Ah, vedi, è un po' Piero Foca.
Era il Piero Foca. Beh, non però proprio, dai. Più pinguino. C'hanno le pinnette tutte e due, eh? Capito. Oswald Coppelbot ha un certo carisma. Sì, ce l'ha, però c'ha anche le pinnette. Danny DeVito. C'ha anche le pinnette. C'ha anche Danny DeVito. Noi però non abbiamo le pinnette, perché pur parlando di cose alla marinaretta dobbiamo andare sulle Sailor. Alla marinara? Alla marinara. Come le cozze. Le cozze. Ci piacciono. Ho capito che c'ho fame. Ci piacciono le cozze alla marinara, le cozze che vestono alla marinaretta. Allora, proceda pure, allora, perché più avanti avremo una sorpresa, giusto? Esatto, alle 19 Piero Foca ha segnalato una sorpresa. Ha segnalato. Ha segnalato. Segnalato. Come la protezione civile segnala. Ha mandato un comunicato stampa. Ha mandato un comunicato stampa. Vada. E quindi noi abbiamo presentato tutte le Sailor, grosso modo, almeno quelle buone. Ma capirete perché parleremo di Sailor buone e Sailor cattive. Ok. Come abbiamo ripetuto fino alla nausea degli archi narrativi, gli archi narrativi di Sailor Moon sono 5. Come sono le puntate dell'anime? Quello storico sono ben 200 puntate. Ah, una 200 puntate. 200 puntate tonde tonde. Una cosetta da binge. Hanno aggiunto anche puntate che nel hanno manga hanno aggiunto non ci puntate sono. Filler. Come si dice, hanno aggiunto a merda. Sì, diciamo che le hanno aggiunte per recuperare delle modifiche eclatanti che avevano fatto rispetto al manga. Questo invece è Marco Donati vestito, questo è Sailor Donati, vedi? Quando c'ho c'è ancora anche più i capelli arruffati e quando porto la barba. E l'alcolico nascosto nella bottiglia, no, nella borraccetta da viaggio. Ma no, che borraccetta? Nel sacchetto di carta. Nel sacchetto di carta da come barbone. Però io non fumo. All'americana. Però io non fumo, invece da dietro vedo che quello fuma. Però sei tu. Vabbè. La posteremo anche questa su Instagram. Prego Samantha. Ne approfitto, seguiteci sui social, ragazzi. Non siamo solo online. Weblight TV, siamo su Instagram, siamo su TikTok da poco. Su TikTok, siamo su Facebook. Su Facebook. Siamo su Facebook. Quindi facetelo su Facebook. Seguiteci ovunque, scriveteci. Siamo, mi pare, anche su quell'altro. No, Spotify. Sì, Spotify. Anche su Spotify. Ma siamo ovunque, siamo come gli Zerg di Starcraft. Ah, se non mi sbaglio, pure su Amazon Music. Amazon Podcast. Ti vedo nel panico. Sì, perché non me lo ricordo. Sì, sai perché? Perché purtroppo le abbiamo fatto noi a lei un download di informazioni non richieste. E voi ve le beccherete in ogni ambito. Comunque scriveteci su tutti i social, noi risponderemo per quanto c'è possibile, perché se ci sommergete ci vorrà un pochino, però Samantha no, perché è un po' maleducata, non risponde. Però nuoteremo in questa marea di domande e prenderemo le più interessanti. Esatto. Scriveteci, vogliamo sapere. E ovviamente se avete delle preferenze per quanto riguarda le puntate future di Codice Nerd, se possiamo vi accontenteremo. Parleremo dell'argomento. Io già l'ho espresso l'argomento. Cioè? E già ci siamo messi d'accordo. Cioè? Noi abbiamo approfittato dell'assenza di Marco Santoro per cominciare a pianificare il futuro di Codice Nerd. 15 luglio. Puntata su Loki. Uno special su Loki, la miniserie di Disney Plus sul dio dell'inganno, che appunto si concluderà. Si conclude il giorno prima. Quindi se riuscite vedetela, così poi quando ne parleremo ne saprete. Ragazzi, tanta roba. Tanta roba da non dare per scontato, un sacco di cosette. E soprattutto guardate i titoli di coda, perché c'è sempre qualcosina. E cioè sì, come tutte le cose. Volevo riportare quello è il penultimo su Sailor Moon. Quello è il penultimo. Se ne importa, è sempre Sailor Moon. Dicevo che voi che ci state ascoltando, il penultimo con l'ultima trasformazione che è l'Eternal. Voi che ci state ascoltando non lo vedete, ma lui ha utilizzato un bel volume di Sailor Moon per farlo vedere. Quindi, dato che sabato esce comunque la parte anche video di questa diretta, potrete rivederla finalmente, cioè risentirla e vederla con tutte queste chicche. Tra l'altro, il genio registico di Piero Foca ci sparerà alle spalle varie immagini riguardanti proprio il mondo di Sailor Moon. Non si scappa. Yes. Poi, se siete incuriositi, tra i vari post che sono usciti sulla nostra pagina Facebook, è uscito anche un post con un link dove potete trovare tutte le nerdate. Ah, tanta roba, l'ho tanta roba. Le riproduzioni delle armi delle Sailor. Sì, esatto, quindi scettri, spille, penne. Scettri, quindi se siete collezionisti dei Sailor Moon, sbizzarritevi, e soprattutto di scettri,
sbizzarritevi, comprate, acquistate, di modo che fate notare anche a chi possiede questo link che esistiamo anche noi. Esatto, esatto, esatto. Ma oggetti come il pendente, ma quello questo ormai è originale anni 90. È originale anni 90. Originale che peraltro in realtà era un carry-on e se si apre parte anche la musichetta. Parte la musica. Che dopo tanti anni ancora funziona. Questo ci dice anche la fattura dei giocattoli come erano prima. Ma anche come viene tenuto. Ma anche come viene tenuto. Anche come viene tenuto, perché Sailor Samantha ovviamente li tiene su manco fossero praticamente dei gioielli veri e propri, no? Non dovevamo concludere un discorso sì, di dovevamo Sailor concludere. Vai. Quindi dicevamo che l'anime storico sono 200 puntate. Il Crystal, che è stato appunto ridisegnato e ricalcato. Il film? No, sono le sono quattro i quattro archi narrativi, il Crystal. Sono 39... Sono lungometraggi, però, no? No, le prime tre, i primi tre archi narrativi sono 13 episodi ciascuno, quindi sono 39 bello episodi sì. Esatto. Ridisegnati. Ridisegnati completamente. In italiano? Sì. Dove li troviamo? Allora, tecnicamente li trovate su RaiPlay, però su RaiPlay dovete essere fortunati, perché RaiPlay un giorno mette una puntata, un giorno ne mette un'altra. Ma è strano, ne toglie... guarda che la Rai non sia organizzata, è strano. Sì, che fa un po', fa un po' così. È proprio strano. Che sono così competenti. Resto sorpreso come quando l'Inps fa le cose in ritardo. Vai, io penso sempre che invece, no? Esatto. E adesso esatto. L'avvertenza arriverà anche dall'Inps. Assolutamente. Quindi sì. Le puntate oltre sono condensate. Sì. 39 più i due film che sono su Netflix. Però se andate a calcolare le durate delle 13 puntate per ogni stagione, occhio e croce è quanto il film, perché sono 3 ore di film. Ah. Le 13 puntate sono 20 minuti l'una, ecco lì ci che siamo. Male, il tempo grosso da, modo il, ci il siamo. Tempo da investire quindi se volete fare un ripasso generale, con una giornata, con un weekend, ve lo vedete tutto. Mettete e invece per chi volesse weekend. Avvicinarsi proprio al manga, quindi all'opera originale, è uscita già da un po', è un po' sì, avanti, sì. Esatto, tu stai già sbavando, l'edizione Sailor Moon Eternal, che è magnifica. Che è tecnicamente l'edizione definitiva. Ultra, totale, ultra pagua, fighissima. Bellissima. Esatto. Copertine incredibili. Anche lì ci sono due versioni, che è la versione con la copertina flessibile, come quella uscita nel 90... Questo dovrebbe essere 90, 99? Questo è 99. Nel 99, quindi 95-99. E la versione con la copertina rigida. Tipo libero, proprio tipo da gran signore. Gran signore pure nel quello con la nel copertina costo. Rigida è proprio per vantarsene con gli altri, eh. Beh, esatto. Sta bene in una bella libreria. Tu ce l'hai? No. Io quando però... Quando escono queste cose ho sempre la voglia di comprarne. Uno da violentare completamente, distruggermelo, me lo devo leggere in ogni momento, in ogni luogo, me lo porto. E un altro da chiudere in una teca protetto anche da me. Io Marco, ho acquistato l'Eternal, ce l'ho posso, dal primo numero. Posso dirvi una cosa? Voi lì avete tre numeri. Sì, sono tenuti benissimo. Hanno lo sai quante volte, li ho letti? Dal ogni 99? Giorno? Minimo una volta l'anno. Beh, quando sono arrivato in radio tu ancora lo stavi leggendo il numero 48. Quindi... Cosa questa arroganza? Quando sono arrivato in radio? Perché io sono giunto in radio. Giunto in radio? L'abbiamo raccattato sono dalla strada. Sono sopraggiunto. No, quindi un grande dico, artista che viene dalla strada. Dipende anche da come li tratti, perché... Beh, ma si vede che sei brava, cioè adesso ragazzi quando esce il video sabato guardate che spettacolo, no, non no, ce no, n'è con orecchie. Molto molto bene. Cioè io di orecchie ne ho due, questo neanche uno. Comunque. Ce li meritiamo questi applausi. Esatto, 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 soprattutto per sopportarmi. Cioè, direi quasi il contrario, però vabbè. Oggi ecco, a raffica. Oggi a raffica, raffica. Proprio. Beh, ma siamo anche emozionati perché Marco è di nuovo con noi, quindi andiamo esatto, anche noi a esatto, esatto. Com'è stato essere privati dello speaker migliore sul pianeta? Ma non lo so. Siamo stati bene. Non lo so, io ero più qui. Larghi, più larghi. Le risate anche da sitcom. Non ti preoccupare, io ero qui, quindi non è successo nulla. Lui c'era, lui c'era. C'ero anch'io. Faccio come coso, All Might di My Hero Academia. Adesso non avete niente di cui preoccuparvi, perché qui ci sono io. Ah, esatto, finché c'è Marco Donati. Che spettacolo, ragazzi. Guardate lo possiamo chiamare Donuts da oggi. Che sono una ciambella, sì, Donuts. Ragazzi, guardatevi My Hero Academia. Perdonaci, Samantha, prosegui con Sailor Moon, altrimenti diventa anarchia. Allora, quindi dicevamo, sono 5 archi narrativi. Il primo arco narrativo è quello in cui vengono introdotti tutti, o comunque quasi tutti, i personaggi. Quindi, Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter, Venus.
E poi c'è sempre questa figura di Tuxedo Kamen che appare, scompare. Che non si sa chi è, non fa nulla. Non si sa chi è. Come sempre. Dai, ogni volta però salva... Ruba il cuore ruba di, Usagi. No, ruba il cuore di Sailor Moon. Sailor Moon, è vero. Perché nella realtà... Quindi si senza... odiano loro si due, odiano, si odiano, è vero, hai ragione. Perché lui la prende in giro chiamandola... testa con testa di Odango, perché ha questi due ciuffetti. Ha in Italia testa viene... di già temevo il peso. No. In Italia com'è che la chiama? Testolina buffa. Testolina buffa. Che è sì. Pure una cosa caruccetta. Sì, storia. Anche perché lui si prende ogni volta i compiti che e lui va in giro con questi occhiali da sole mostruosi. Nella serie animata sì. Si sente un gran ma film. Ma nella serie manga e nel Crystal lui va in giro con lo smoking. Praticamente proprio da fallito totale. È un cameriere che non ha mai staccato. Praticamente okay. Sì. Praticamente sì. Va bene. Alle Sailor, quindi che abbiamo già presentato, si contrappone una schiera di cattivi. All'inizio la prima cattiva che compare è Beryl. Queen Beryl. Beryllia. Questa Beryllia è a capo del Regno delle Tenebre. E sotto di lei ci sono gli Scitenno o i quattro celesti. Okay. Quattro re celesti, scusate. Re celesti. Che sono quattro generali del Regno delle Tenebre. Ne abbiamo parlato prima, quindi Giadeite, Kunzite, Nefrite e... oddio, ne sono persa una... Casparite? Di... Franco, chiamiamolo continuo Franco. A dire Casparite Kunzite, non esiste. Chiamiamolo Franco, dai, intagliamo via, non ti preoccupare. E questi cattivi, questi quattro generali, si scontreranno con le Sailor. Nella versione animata storica, ogni personaggio, ogni cattivo, quindi Giadeite, Kunzite, Nefrite e Zosite, combatteranno più puntate contro le Sailor. Prima di fare una fine una finaccia. Esatto. Nel manga invece one arrivano shot. Una volta e vengono distrutti, esatto. È vero, è vero. Esatto. Non mi è piaciuta questa, non gli si dà importanza. Mi ricordo tipo Unreal Tournament, one shot, one kill. Esatto. Esatto. Però è anche vero che ognuno di questi generali viene ucciso da colei che tecnicamente era la propria... Allora, quello che abbiamo detto, esatto, la compagna. La compagna, diciamo. Però ovviamente nel manga non viene detta questa cosa e ci sono solo ed esclusivamente dei disegni di Naoko, mm-hmm, che non ha nemmeno lei mai confermato o smentito la cosa. Quindi diamola per... Però se ha messo quel buona disegno vuol dire che l'idea almeno l'idea c'era. L'idea originale magari l'ha fatto c'era apposta, perché quando sono i fan a parlare, a fare appunto le fan theory... Alle volte ci prendono, alle volte danno anche spunto alla produzione. Guarda, alla Marvel capita, visto quando no c'è questa cosa che non sì detta, i fan fanno un sacco di teorie e Kevin Feige qualcuno... l'ha detto spesso, dicevo vado online e mi diverto e se becco qualche idea buona me la chiappo, tanto non devo niente a esatto nessuno. E esatto poi dirò sì sì, quel fan ci ha preso, aveva davvero ragione, ma i soldi esatto li faccio io. Comunque, bravo Kevin, bravi questi tutti. Questi quattro generali, come diceva Marco prima, richiamano a quattro pietre e si scopre andando avanti che questi quattro generali non erano altro che le guardie del corpo di Endymion, che era il custode della terra. Quindi pietre terrestri, custode terrestre. Tutto torna come tutto sempre. Tutto torna. Come se, cioè, Naoko non abbiamo, si è lasciata sfuggire. Come abbiamo già niente detto anche dalla prima puntata, Naoko è eccezionale da questo punto di vista. Esatto. Andando avanti nella storia, si scopre che in realtà Beryl non è altro che uno strumento nelle mani di Queen Metaria, o Metallia, come viene detta in italiano. Si scopre, andando avanti, che Beryl, all'epoca della prima incarnazione di tutti quanti, era innamorata non corrisposta di Endymion, Metallia l'ha circuita, mm-hmm, e ha portato poi alla distruzione di Silver Millennium. Mm-hmm. Quindi le Sailor si troveranno a combattere contro Metallia e si arriverà... Tra l'altro nella prima serie loro muoiono tutte, rimane soltanto Usagi. Esatto. E c'è quel bellissimo monologo finale... È vero, è splendido. ...che è una cosa pazzesca, toccante. Nel manga però non succede così, perché nel manga non muore nessuno.
Cioè, nel senso, muoiono i cattivi, ma le nostre ragazze rimangono tutte in vita. Ok. Quindi diciamo che sull'anime storico hanno mantenuto, hanno voluto rimarcare il discorso del sacrificio e dell'essere pronti. Che ci stava, secondo me. Sì, ed è dell'essere pronti a sacrificare la propria vita per gli altri. È strano come un prodotto comunque più per tutti, mainstream, scelga comunque la via più difficile alla fine, se ci pensi. Comunque quella della tragedia, rimarcata ancora e ancora. Esatto. È strano, in effetti è più spesso accade il contrario. Più spesso accade il contrario. Esatto, infatti le nemiche, quella nell'anime, sono una specie di falena, sono tutte le ragazze di... Esatto, sono tutte falene colorate. Esatto, e visto che Marco ha fatto il punto, appunto ha parlato del punto D, la base dei cattivi si trova al Polo Nord, in questo famoso punto D, che è il punto, il fulcro dove tutto il male gira. E Sailor Moon e le Sailor si trasferiscono nel punto D del Polo Nord e iniziano a combattere contro un personaggio che non si aspettavano. Vabbè, non spariamo troppi spoileroni, insomma. Io penso che dopo 30 anni pure i sassi sanno. E invece c'è addirittura chi non ha visto ancora Star Wars. Magari Mazinga, anni. Che ne sa. Comunque dobbiamo fermarci di nuovo, perché abbiamo un altro bel pezzo musicale, tra l'altro un classicone degli anni 90. Esatto. Figlio di Four Non Blondes con WhatsApp. Cosa dire di questo classico degli anni 90. Questi erano gli Adam di Eternia. Gli Adam di Eternia, perché dovete sapere che circa, mi pare, nel 2005-2006 ci fu un canale YouTube che mise insieme praticamente questa canzone con tutta una serie di ispezioni di E-Man, sentite cosa vi sto dicendo, ed è praticamente un video musicale da scompisciarsi dalle risate. È divertente. Comunque loro hanno un Four Non Blondes con WhatsApp. Ma a proposito di WhatsApp, vogliamo dare il numero per contattarci proprio via WhatsApp? Allora, se ci volete contattare tramite WhatsApp, lo potete fare senza problema alcuno al 351-827-1580. Altrimenti, se siete un po' più attempati come Donuts qui alla mia destra, salve a tutti, potete mandare una mail che nessuno leggerà a weblivetvnetwork@gmail.com. Quindi attempatelli, attempatevi, ma soprattutto ascoltate, perché si torna a parlare dei cattivi di Sailor Moon. Eh sì. Vai, esatto. Avanti. Tutto per te. Quindi dicevamo che nel momento dello scontro finale Sailor Moon si trova a combattere proprio contro Tuxedo Kamen, perché i quattro re celesti lo hanno rapito durante l'ultimo scontro grosso che c'è stato, nel quale Sailor Moon si rivela essere Serenity, l'hanno portato nella loro base e Queen Metallia si è impossessata della sua volontà e l'ha trasformato in uno dei suoi generali. Imagine Milord, praticamente. Praticamente sì. Cattivissimo Milord. Cattivissimo Milord. Cosa succede? Stronzo Milord. Sì, praticamente sì. Perché... Scusate. Una con un termine molto romano. Romano. Tuxedo Kamen corca come una zampogna Sailor Moon. Giusto. Cioè, veramente, la massacra di botte. Mamma mia. Cazzo, no! Questa era Sailor Moon. Esatto. Lei, però, non riesce a combattere contro la persona che ama. Quindi prende la spada cristallo d'argento, che in Crystal c'è ma nell'anime storico non c'è, ma c'è nel manga. Colpisce Mamoru, lui muore. E lei... Perché sospiro che muore? L'hanno colpito con la spada. Ogni volta che ne parla è come rivivere la tragedia. Sì, la tragedia. È una tragedia, anche perché è una tragedia che si rivive, che si ripete, identica a quello che era successo sul Silver Millennium. Perché Sailor Moon rigira la spada contro se stessa e si pugnala. Vabbè. E quindi muoiono entrambi. Quindi. Esatto, torniamo a Shakespeare. Nel manga e in Crystal i due vengono avvolti dal cristallo d'argento, che però viene inglobato da Metaria. Cosa succede nella realtà? Endymion e Sailor Moon non sono morti, perché Endymion nel manga viene salvato dalle quattro pietre in cui erano stati trasformati i suoi generali. I quattro generali deceduti. Okay. Esatto. Nell'anime viene salvato Sailor Moon viene salvata invece dall'orologio a forma di stella, quello che abbiamo fatto vedere prima, che
nella versione... La replica bellissima. Esatto, la replica che in realtà nella replica è un carillon. Anche questo è un carillon. No, nel manga e nell'anime è un orologio. Ah, è vero. È un orologio che andando, si vede, la scena è bellissima perché quando vengono riportati con la mente nel regno argentato, l'orologio va indietro con le lancette. E quindi gli riporta tutta alla mente tutti i ricordi. Quello della TV si incazzano tantissimo. Assolutamente, infatti me li aspettavo da un momento all'altro. E questo va detto, ok. Quindi loro due in realtà si salvano, si risvegliano e riescono in quel modo a sconfiggere Metaria. Quindi bravi tutti. Bravi tutti. È andata bene. Tutto è andato bene. Anche Metaglia è brava lo stesso. Sì, sì, sì. Esatto. Brava, bella. Svanisce nel provato. Nulla. Cioè, bella per te. Il mondo è salvo e la vita può continuare senza problemi. Per altri quattro archi narrativi. Esatto. Sì, certo, esatto. Cioè, come no? Diciamo che riescono a respirare giusto il tempo degli esami scolastici perché poi... Cioè, mai una gioia. Mai cioè, una gioia. Arrivano i membri della Luna Nera, giusto? Ni. 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 Beh, perché poi nell'anime c'è una parte extra, esatto, che non c'è, allora, nel manga. Nel manga tutto finisce con loro che tornano alla vita di tutti i giorni, mm-hmm, conservando i propri ricordi su quello che è successo, sul mm-hmm fatto che sono guerriere Sailor, sul fatto che il loro compito è proteggere la principessa, Usagi e Mamoru si amano all'impazzata, mm-hmm, e vanno avanti così fino a che non arrivano, appunto, come dicevi tu, quelli della Black Moon. Mm-hmm. Ed è così anche in Crystal. Giusto. Solo che nell'anime del 92, che cosa succede? C'è lo scontro diretto tra Serenity e Beryl, che però si è unita a Metaglia e è diventato un tutt'uno con questa cattiva. Quindi Serenity dà fondo a tutto il potere che è contenuto nel cristallo d'argento, mm-hmm, chiede il potere allo spirito delle quattro guerriere Sailor che sono con lei. Tutte insieme. E se vi ricordate la scena, è lei su un piedistallo fatto di ghiaccio, mm-hmm, da sola, e che tende lo scettro contro la cattiva, e le altre Sailor che poi mettono la mano una sull'altra. Sì, sì. È molto epico comunque. Molto, no? Epico. E si sprigiona questo potere di colore fucsia, una sorta di palla di energia, avvolge la cattiva disintegrandola, poi avvolge l'intero mondo, uh-huh, e si disintegra questo piedistallo. Sailor Moon precipita, perde conoscenza, addio Sailor Moon. Benissimo. Cioè, tecnicamente è quello che pensi. Tecnicamente muore Sailor Moon. Tecnicamente. Ci è dato sapere a quel punto. Esatto. Okay. Schermo nero, uh-huh, riparte una scena dove c'è la Tokyo di tutti i giorni, uh-huh. Si vede Minako ferma alla fermata dell'autobus che aspetta l'autobus, Usagi che corre verso la scuola, Rei che sistema il tempio. La vita continua. La vita continua, okay. Si incrociano ma non si riconoscono. Ah. Perché Usagi, Sailor Moon morendo, ha espresso il desiderio di vivere la vita come una ragazza normale. Okay. E il suo desiderio alla fine è stato esaudito. Questo anche nel manga è così? Nel manga no. Non è così. Non è così, perché loro continuano la vita di tutti i giorni, ma con i ricordi. E in quella puntata dell'anime c'è, appunto, come avevamo accennato prima, il bellissimo monologo di Elisabetta Spinelli, alias Sailor Moon, mm-hmm, alias Usagi, che... ancora oggi fa venire è clamoroso. Lacrimone, beh, agli occhi per chi è una, beh, fan. Ti sa far emozionare. Sa far emozionare. E devo dire che anch'io mi sono emozionato ascoltando un po' tutte queste belle notizie, questi ricordi che riguardano proprio il mondo di Sailor Moon. Vero. Purtroppo credo che sia il momento della sorpresa di Piero Foca. E mentre noi prepariamo il tutto, passiamo dagli anni 80 agli anni 90 agli anni 80. Bravissimo, con il Nova Fluo, che riguarderanno tra l'altro anche la sorpresa di cui stiamo parlando. Oh, ma che bella questa canzone. Bella, bella, perché i Nova Fluo sono forti, sono bravi. Bravissimi. Sono capaci, sanno fare. Ci piacciono i Nova Fluo. A me piacciono. A me piacciono anche a me. Un botto, veramente, veramente tanto.
E devo dire che Sinova Flu adesso è su qui, è su questa cosa che si basa la parte finale. Mi piace quando sbagli mentre parli, perché mi fa sentire superiore. No, sai perché? Perché sono emozionato, sì. Perché Antonello, il frontman di Nova Flu, l'ho conosciuto in un momento veramente di gioia, possiamo dire, di chi come noi ama i videogiochi picchiaduro in particolare. E quindi sono anche abbastanza emozionato nell'annunciare la nostra intervista appunto con i Nova Flu. Assolutamente, ce l'abbiamo già in diretta? Ragazzi! Ci sono, presente, ciao a tutti! Ciao Antonello, ciao! Benvenuto! Ciao Roma! E vai! Hai giocato oggi? Hai giocato? Senti, non ancora, perché sono tornato poco fa da lavoro, il tempo di farmi una doccia, adesso sono spalmato sul divano, sono tutto vostro. Che bella immagine! Fate di me è una scena mostruosa! Immagino! Però ci sta, lo sai? Senti il piglio di chi è figlio degli anni Ottanta, no? Di chi proprio vive la vita a colori. Esattamente, sì. Grande. Marco, io sto ancora aspettando di vederti connesso su Virtua Fighter, perché io sono andato avanti. Quella è una grossa colpa che ho, perché purtroppo sono assorbito da tantissime cose, ma comunque ci ritroveremo online per sfidarci alla grandissima. Sì, anche perché su Dragon Ball Fighter me le continui a suonare tu, sei troppo forte. Grazie. Beh, l'ultima volta in Virtua Fighter non sono riuscito a fare quasi nulla, quindi i complimenti li faccio io a te. Dai, vabbè, uno a uno, dai. Ci sta. Però tutto ciò che è anni 80 ovviamente ha contraddistinto anche la musica dei Nova Flu, giusto? Assolutamente sì, da compositore, autore di tutte le liriche e le musiche. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda è proprio il decennio mio favorito. Comunque io leggo che sei di Bari, tu vivi a Bari, giusto? Esattamente sì. Perfetto, senti, ti va di parlarci un po' di come si sono formati i Nova Flu? Assolutamente sì. Vai, allora, sparacelo. È uscito una sera dell'ottobre 2016, sì. È uscito con una delle mie migliori amiche. E così che mi si disse, dice, no, ci incontriamo con un altro mio amico. Ah, bello! di corso. A casa dei ladri. No, vabbè, le cose impossibili. Sì. E praticamente ci incontriamo sul lungomare di Bari con queste altre persone. Fra queste nuove persone ci sarebbe stato poi Francesco, la persona che sarebbe diventata da lì a poco il bassista di Nova Flu. Okay. Precedentemente io ero già da anni comunque in collaborazione con un altro Francesco, però alle tastiere, proprio quando dico fra si gira tutto il gruppo, perché, sì, esatto. E da lì eravamo già a quota tre elementi, cominciamo così a parlare, io sono il basso, no, io suono la chitarra e canto, io ho comunque anche un tastierista qui sotto mano, perfetto, ma allora troviamo un batterista e proviamo, proviamo. Da allora, dal 2016, insomma, sì, ne è passata di acqua sotto i ponti, esatto, ci siamo ritrovati da cover band anni 80, perché noi nasciamo appunto come cover band anni 80, sì. Ci siamo ritrovati a voler fare inediti, ma dai ragazzi, cerchiamo di superare il limite della cover, proviamoci, e così nacque poi nel 2018, sì, incominciò a nascere Nostalgia Sintetica. Beh, mi sembra che è andata piuttosto bene, perché insomma il pezzo è veramente notevole. Sì, grazie davvero. Sì, tutta passione. Cioè, tutti i pezzi composti lì con ore e ore di sudore, passione e perseveranza. Ascolta, ma essere un musicista nel nostro paese, io immagino che sia piuttosto difficile. Beh sì, assolutamente sì. Per farsi notare, intendo. Beh sì, in assoluto sì, perché adesso comunque è tutto digitalizzato, anche l'arte, quindi adesso contano proprio queste piattaforme come la vostra, anzi innanzitutto grazie a nome di tutto il gruppo. Grazie a voi di aver accettato. Grazie. Quindi sì, è molto molto difficile, infatti poc'anzi, proprio roba di 20 minuti fa, stavo parlando proprio con un altro grande musicista, cantante, che ho avuto l'onore, perché è un onore, di conoscere a Sanremo Rock 2019, sempre lì all'Ariston, un ragazzo, non farò nome adesso perché comunque non c'entra nulla, ma veramente dal grandissimo potenziale, che proprio mezz'ora fa mi diceva, infatti è un vero peccato perché
anch'io sto pensando di emigrare perché questa nazione non ci offre nulla. Non valorizza, non valorizza. Credo... Esattamente, ed è peccato perché io stesso posso confermare con tutti i contest di livello nazionale a cui ho partecipato che nei box di tutta Italia... Mm-hmm. C'è veramente bella, bella, bella musica. Mentre il nostro paese, quindi, diciamo, no... che propone più o meno sempre le stesse cose. Magari adesso i Maneskin sono stati una ventata di freschezza. Che se non altro, credo sarete tutti d'accordo, hanno posto un po' più l'attenzione a un genere che veniva quasi bistrattato, sì, fino a pochi, a un anno fa, prima dell'arrivo, dell'avvento dei Maneskin. Beh sì, certo, indubbiamente costituiscono una bella, almeno si sente una chitarra dal suono distorto, sì, in assoluto sì. Beh, spero comunque che da questo secondo disco che vedo gli hanno concesso quasi di essere un pochino più grezzi, mm-hmm, spero che continuino ad avere carta bianca. Perché comunque il problema del rock è che non è solo look, non è solo distorsione di chitarra. Il rock è proprio una forma mentis. Io poi da amante di Ronnie James Dio, Black Sabbath, Led Zeppelin, i classiconi, hai detto niente, hai detto accidenti. Hai capito? Cioè, io diciamo che sono cresciuto viziato da questi artisti. Beh, anche bello. Quindi sì, sì. Ti hanno cresciuto bene, diciamo, da quello che possiamo. Beh, dire. Sì, devo ringraziare mio padre a tal riguardo. Io avevo 14 anni, mm-hmm, mio padre mi regalò una doppia compilation dei Black Sabbath. E vai. Quindi sì, in assoluto mi reputo fortunatissimo, sì. Beh, una scelta coraggiosa, sì, sì, oserei dire. Sì, però insomma ha dato i suoi frutti. Sì, il problema è che poi me li misi negli orecchi a 14 anni e non ho finito più. Infatti 5-6 anni fa ebbi l'onore, e qua li saluto tutti i compagni, mm-hmm, di essere comunque assunto nella tribute band di Bari, una delle pochissime del sud, dei Black Sabbath. Quindi proprio col fatto che dall'età di 14 anni mi imparai a memoria tutti i loro pezzi, era superai destino. Poi il provino anni dopo nella tribute band ufficiale di Bari. Benissimo. Quindi, continui a suonare con loro? Più o meno sì, perché diciamo che c'è sempre questa collaborazione campatinaria, quando serve partecipo, ma ovviamente visto il difficile periodo che stiamo passando, certo, è tutto un pochettino allentato, è tutto bloccato, perché sì purtroppo sicuramente voi a Roma avrete molti più sbocchi perché è una metropoli gigantesca, sì, diciamo, ma ci sono Bari... più opportunità di farsi vedere, tanti locali magari dedicati soprattutto a vari generi musicali. Mm-mm, assolutamente sì. Sì, sì, sì. Qui invece a Bari c'è veramente pochissima roba. Poi anche l'ascoltatore medio, diciamo che non è più tanto rocchettaro. Sono narcotizzati, sicuramente... da questa musica che adesso stanno trasmettendo su tutte le emittenti. Sapete qual è, secondo me, poi... Sì, che poi adesso c'è da dire, non è neanche musica alla fine, perché... concedetemelo, visto che mi pare di capire che siamo tutti cresciuti più o meno con gli stessi idoli, sì, cioè una cosa è apprezzare il musicista che prende uno strumento in mano e lo suona, lo fa proprio, una cosa invece è un programmatore bravo informatico che si mette lì, impara a usare il programmino, sintetizza tutti gli strumenti e crea con la cosa perfetta per il momento. Magari. Esattamente, ed è vero, perché io lo so che ho collaborato con moltissimi fonici, mi hanno confermato tutti, mm-hmm, che è più facile lavorare il suono digitale, ok, siamo d'accordo, certo, però noi c'è quel suono di batteria, ad esempio la potenza dei tamburi di John Bonham delle Zeppelin, digitalizzando una batteria con un drum kit non la sentiremo più. Quindi già un batterista come musicista è il primo che risente di questa digitalizzazione. Ora come ora, Antonello, correggimi se sbaglio, ma penso che siamo tutti d'accordo su questo. Questo appiattimento c'è stato non soltanto ovviamente per il cambio di gusti musicali, che è normale, ci si può susseguire negli anni, no? Un po' come quando noi da piccoli prendevamo in giro i nostri genitori per quello che sentivano loro, poi magari con gli anni li abbiamo imparati ad apprezzare tanti... Assolutamente tanti sì, assolutamente sì. Però l'appiattimento è dovuto anche e soprattutto, secondo me, è proprio il fatto che i negozi di musica sostanzialmente hanno chiuso proprio in virtù della digitalizzazione di Spotify,
di Amazon Music, che è bello quanto ti pare, però forse il luogo di ritrovo, sai, quando tu arrivavi in questo bel negozio, c'era un tuo amico che ti diceva: senti sto pezzo. E magari tu non l'avresti sentito, perché oggi questo appiattimento forse è dovuto anche ai tutti i miliardi di logaritmi che bene o male ti veicolano addosso sempre la stessa roba. Esattamente, io infatti fino alla fine degli anni 90 c'era a Bari un ritrovo di musicisti rockettari. Ed era bello proprio che quando si arrivava lì ci si trovava proprio queste 50-60 persone, questo agglomerato. Si conoscevano tutti. E ci conoscevamo tu, esatto, e ci si scambiava l'auricolare già allora, però non avevamo YouTube, i telefoni, con i lettori CD. Vero. Quindi noi praticamente ci scambiavamo gli auricolari per farci sentire, cioè per scambiarci le nostre informazioni musicali sui gruppi che seguivamo. Però la cosa bella di 20-25 anni fa era che appunto quando ci si incontrava e ci si metteva, si indossava questo auricolare, sentivi veramente roba seria. C'era anche un senso, cioè, d'appartenenza, no? Sì. Esattamente, ma roba seria, non per sminuire l'artista di oggi, magari anche oggi sono convinto, anzi è così, perché qualcuno è vero merita. Cioè c'è ancora roba buona, il problema è che è costretto magari da quello che sento quasi a sminuirsi, cioè a fare la metà della metà della metà di quello che effettivamente può fare come artista. Non a caso alcune sonorità, un piglio più roccheggianti, le ritroviamo proprio in alcune produzioni come sigle dei cartoni animati. Ad esempio, da ragazzino, quando guardavo Kenny il Guerriero, grandissimo, sì. Erano canzoni vere e proprie. La prima sigla di Kenny il Guerriero è una poesia, è eccezionale. Da brividi, me la sento tutto. Quella della seconda stagione, Tuck Boy, era eccezionalmente rock. Per un bambino era tanta roba, però a quel punto c'è proprio questa voglia negli anni, secondo me, di dire: ok, il rock è passato. E probabilmente... Che poi in realtà no. Esatto. Perché infatti Maneskin infatti confermano che non è così. Però la chitarra distorta piace ancora, quindi datele voce. Ma anche loro, se hai visto qualche video, chi non l'ha fatto lo vada a cercare su YouTube, loro che qui a Roma si mettono a suonare per strada, artisti di strada, veramente con la gente che gli tira gli spiccioli, perché per esprimere del sano rock non c'era un palcoscenico adatto a loro, cioè non c'era la forma mentis da parte degli ascoltatori per dire: ok, questo è un gruppo che vale la pena stare a sentire. Beh, hanno dato un messaggio molto forte, molto forte, sperando spero che si continui, cioè spero che abbiano dato anche involontariamente. Bisogna cavalcare l'onda, Antonello. Eh sì, esatto, uno sblocco, perché comunque sentire sempre questi suoni finti alla fin fine, almeno per noi che abbiamo avuto la fortuna di crescere con certa musica, insomma, ci dà una ventata d'aria fresca, perché Direi di sì. Cioè, altrimenti è tristissimo. Io adesso, oggigiorno, non saprei veramente chi nominare come artista del momento che magari mi possa piacere. Ma dici anche non italiano? Continuo. Esatto, ovviamente sì, parlo dello scenario italiano. Devo andare sempre comunque a cercare qualcosa che mi piaccia all'estero. Ad esempio, io amo molto l'AOR, il melodic rock americano. E ci sono moltissimi gruppi, anche in Germania, Europa del Nord, America, che fanno un bellissimo melodic rock. Questo a conferma del fatto che nelle altre parti del mondo è un genere che va ancora alla grande dopo 40 anni. C'è un po' una mentalità forse un po' age in Italia. Arriviamo sempre tardi, come al solito arriviamo dopo gli altri, insomma i Maneskin. No, ma non è che, secondo me è che trovo sempre che ci sia quel fine di lucro dietro tutto questo. Beh, perché comunque si punta, perché si punta comunque a un certo tipo target di ascoltatore. Ad accontentare la massa che porta i soldi e soprattutto che lo fa. Esatto, quindi chi è oggi che si compra l'abbonamento Spotify, il disco? Il ragazzino, la ragazzina.
Quindi si fa musica magari per loro, quindi è nata la trap, come si vuole nominare. No, anche sbagliando, perché così tu non educhi magari ad altre sonorità. Attenzione, non che una cosa sia meglio dell'altra. Esattamente, questo, bravissimo Marco, esatto. Ci sono anche modi e maniere di godere di un tipo di musica e di un altro. Io mi ricordo quando ero ragazzino, magari mi piacevano i Queen, però non è che non ascoltavo i Backstreet Boys, cioè chi se ne frega, alcune sonorità vanno bene per un momento della giornata, ma non per questo ti identifichi. Molti oggi si chiudono in un solo genere, magari attaccando gli altri, e hanno anche paura magari di provare qualcosa di nuovo e dire: accidenti, mi piace. E come faccio a dirlo a mio padre che mi piace il rock? Magari non lo sai, tuo padre è un vecchio rockettaro che non aveva più speranza nei tuoi confronti. Invece riallacci con un rapporto. Esatto. Salvi il rapporto con tuo padre. Anche anche il modo di vestire, poi, no? Abbiamo detto, è molto particolare, perché quando sei su un palco ovviamente deve fare il paio con le sonorità un po' fuori dagli schemi. E voi Nova Fluo vi vestite in maniera un po' particolare, se non ricordo male, ognuno con un suo colore. Sì. Esatto, ognuno di noi si è scelto un colore. Il tuo colore? Il mio è il giallo. Il giallo perché? Diciamo che faccio il sole, sono il riferimento. Sono quello che illumina con tutti questi riflessi. Antonello, dacci un po' di contatti per chi vi volesse seguire. Sì, allora, ci trovate tranquillamente su Facebook come Nova Fluo, su Instagram come Nova Fluo, Spotify sempre come Nova Fluo, lì trovate YouTube sempre come Nova Fluo, trovate tutto l'album e tutte le nostre... Perdona, Antonello, su YouTube, se non ricordo male, ci sono due account Nova Fluo, qual è quello che va seguito? Così... Perché ce n'è uno con un'auto. Sì, in realtà io, vabbè, ne ho sempre trovato uno perché accedo direttamente lì. Okay, forse l'altro sarà un omonimo, non lo so. Ok, perfetto. Qualche mitomane. Noi ne abbiamo solo uno. Sì, siccome forse abbiamo già il fan club, la TV band. Hanno già le gruppi. Come il film The Fan. Sì, adesso sotto casa sì. Ritrovi Robert De Niro che impazzisce e ti minaccia. Magari. Vai Robert, ma che cosa vuoi? Fai quello che ti pare. Ma per lui può. Antonello, e noi allora ti ringraziamo per averci un po' dato delucidazioni su questo mondo un po' della musica rock italiano. Però Antonello è qui anche per fare una certa cosa. Certo, facciamogliela fare questa cosa. Sei pronto, Antonello? Aspetta, di che cosa stiamo parlando? Perché ricordo che è tutto improvvisato. Antonello, ma tu mi cadi sull'improvvisazione. Non posso fare spogliarelli. Allora, noi abbiamo parlato in apertura con te di tutta la parte dedicata a quanto amiamo i picchiaduro, quindi io che gioco a Dragon Ball Fighters, tu che sei più forte a Virtua Fighter. Ah, quindi Marco, giochiamo. Purtroppo no. Però, a proposito di Virtua Fighter, in Italia abbiamo avuto comunque la fortuna di avere innanzitutto un doppiaggio ottimo del cartone animato di Virtua Fighter, ma soprattutto è una sigla eccezionale che, come abbiamo detto, ha comunque delle sonorità prettamente anni 80, anni 90, che tu ovviamente prediligi, e mi sono fatto promettere che tu qui in diretta radio ci cantavi un po' la canzone di Virtua Fighter. Ma come mai ti sei ficcato in questo guaio? Perché tu fai le promesse? No, anzi è sempre un piacere, perché questa è la premessa di è una delle mie colonne sonore favorite. Cioè, io quando sento la voce del doppiatore italiano di Akira che comincia quella mitica introduzione in cui parla del fatto che non si deve restare feriti né ferire, quindi il vero significato delle arti marziali, le regole sacre delle arti marziali, ragazzi. Eh sì, vabbè, io là mi sentivo Superman. mi gasavo. Guarda, Antonello, secondo me se la batte con quella dei Dam tra cielo e terra, che invece è per Street Fighter. Beh sì, anche quella è bellissima, però Massimo Dorati, ti dirò, nell'interpretazione di quel pezzo, perché comunque quel pezzo che ricanta Massimo Dorati, praticamente si avvale della base originale giapponese che si chiama Wild Vision. Ottimo. Quindi io sono preparatissimo, perché io poi quando sento queste cose fatte bene vado proprio all'osso, vado a scoprire, faccio ricerche. Le cose belle vanno approfondite, assolutamente. E quando sentii l'originale giapponese apprezzai ancora di più la reinterpretazione del nostro Massimo Dorati, e posso confermarvi, su YouTube trovate anche tutte le reinterpretazioni delle altre nazioni, quindi Spagna, orribile, quella
sigla cantata in spagnolo è orribile. Invece quella di Massimo Dorati è veramente d'orgoglio nazionale. Sì, Massimo è riuscito, non so se magari un giorno sentirà mai questa intervista. Massimo, sei stato il migliore a interpretare quella canzone, te lo dico. Non possiamo chiamarlo Massimo. È proprio contento. Ma per piacere, sì, trovate il suo numero. Andiamo a rompere le scale. Proveremo a chiamarlo e ti buttiamo in mezzo. Allora, quindi adesso lui ci deve cantare con la sua nuda voce questa bellissima sigla di Virtua Fighter. Va bene. Però appunto... va bene, dai, proviamoci. Datemi voi via. Però il via potremmo darglielo recitando noi per primi la frase tipica di Akira, che faceva apripista. Tu te la ricordi? Assolutamente no. Allora, io credo di ricordarla, non vorrei fare errori, però se li faccio tanto... Al massimo lo licenziamo, Antonello, non ti preoccupare. Allora, Antonello, sarei tu a riprendermi in caso io sbaglio. Va appena dai, ti finisco, tu ti prendi il tempo e parti con la tua bellissima voce per dare lustro a questa bellissima sigla. Allora, se non ricordo male, posso avere un sottofondo di musica più o meno un po' particolare, anche un po' allegrotta alla fine, dai. Che... Da sì. Sagra, che vuol dire allegrotta? Allegrotta, allegrotta, dai, allegrotta, allegrotta. Ci stiamo, intanto io provo a ricordare, allora, come faceva? Ok. Allora, non si deve restare feriti né ferire. Su questo principio si basano le regole delle arti marziali. Però chi viola invece questo principio per fare, e le usa per fare del male agli altri, deve essere punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali. Se ti guardo, io mi ritrovo in te. Il destino ci aiuterà anche se la città tentacolare scoppia tutta d'energia. Noi guardiamo in alto, affrontiamo tutto. Vecchie carte, strappa, getta via. Nuove strade alla tua fantasia. Se tu lanci una moneta, un miracolo accadrà. E migliore il mondo può diventare. Su tra le stelle che girano in eterno si può partire insieme per l'ignoto aperto. Porto nel cuore il tuo sguardo che hai solo per me. È una stupenda vita, nel cielo puoi volare. Bussa forte, spalancherai le porte. Che avventura, con me sei più sicura. È un incanto, con te che sarò accanto. Vabbè, però Massimo, ragazzi, è tutta una cosa. Dai, grande, ma di che stiamo parlando? Grazie. Bravo, Antonello. Solo su Codice Nerd queste cose, ragazzi. Solo qui a Web Live TV ce l'abbiamo. Ma tu, Antonello, ci stai spammando ovunque? Senti, sì, a dire il vero, ho pubblicato un post proprio 10 minuti prima. Fantastico, fantastico, dai, dai, va bene. Sì, proprio il tempo di spalmarmi sul divano, del... no, ma lo devo fare, mo che ho tempo, sì. Ovunque. Anche perché, ragazzi, non so da voi a Roma, ma qui fa un caldo quasi infernale. No, anche qui ti spezza le ossa. Sì, siamo ostaggi della calura, non si può fare a meno. Eh sì, di... ormai si campa Gatorade. Sì, condizionatori Gatorade. Gatorade, condizionatori, ghiaccio in testa, tipo la Bucket Challenge, no? Con le secchiate d'acqua ghiacciate addosso che ti salvano la vita. Sì, infatti. Un po' come la vita te la salva anche la musica, no? Certe volte quando si dice questa canzone mi ha salvato la vita. Come dice Max Gazzè, una musica può fare. Beh, anche Simple Plan. Sì, assolutamente. La musica ha un grande potere terapeutico. È vero. Assolutamente. Sì, confermo. Proprio oggi ascoltavo i Simple Plan, la canzone proprio di Song Save My Life, che se non l'avete ascoltata, ascoltatela. Ma non prima di esservi sentiti tutto quello che i Nova Fluo hanno da darvi da un punto di vista di rock italiano, fatto daranno davvero davvero bene. Poi ovviamente da qui in futuro chissà, come dici tu, che altro ci daranno. Assolutamente, quindi mi raccomando, Antonello, tenete duro, continuate a lavorare. Grazie, così, perché grazie davvero, sì insistiamo. Vi assicuro che valete tanto, siete bravissimi. Grazie davvero a tutti, grazie davvero a tutto lo staff della Web Live TV. Grazie davvero tanto. Grazie a voi per averci dato l'opportunità di questa intervista. Noi speriamo poi in futuro di riuscire magari a risentirci, magari se vorrai parlare poi di altri progetti che i Nova Fluo stanno portando assolutamente avanti. Assolutamente sì. Noi siamo certo, sempre certo, qui, basta che ci scrivi così ci organizziamo, d'accordo? Grazie ancora mille a voi, grazie ancora. A te, Antonello. Grazie a te, Antonello. Saluta gli altri ragazzi della band. Un abbraccio assolutamente a tutto il team. Sì, e in bocca al lupo, grazie in bocca al lupo. Credi. E spammaci ovunque. Spamma tutto.
Buon lavoro anche a voi, ragazzi. Altrettanto, ciao, ciao Antonello, ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. E devo dire che questo ragazzo ha un'energia addosso tipica degli anni 80. È vero, tipica degli anni 80, con questo piglio del sud, di questo calore che solo il sud, esatto, ti sa dare. È un mix letale, praticamente. Sì, sì, la sì, gioia sì, nel cuore e la musica dei colori degli anni 80. Quindi un mix letale che è contagioso. Assolutamente contagioso. Loro sono bravissimi. Insomma, abbiamo ascoltato nel corso di alcune puntate diversi pezzi dei Nova Fluo. E sempre devo dire, proprio da super partes, meritano. Sì, molto, decisamente molto... sì, sono molto orecchiabili, molto... Beh, soprattutto se carini, pensiamo sì, che nel momento stesso in cui hanno pubblicato il loro primo album, subito dopo praticamente la pandemia, quindi è una cosa che ti potrebbe buttare giù, invece hanno saputo mettere a frutto questo tempo in più proprio con il singolo nuovo, Cosa c'è che non va, che è eccezionale. E quindi, esatto, insomma, esatto, noi li sosteniamo. Quindi diciamo che la pandemia ha, tra virgolette, aiutato e nonostante le varie penalità, i due ragazzi anche che abbiamo, sia loro sia Nova Fluo, che anche giusto ricordiamo i ragazzi di MNG Video, esatto, bravo, assolutamente, esatto, sì, con il loro corto dedicato a The Last of Us, The First of Them dedicato a The Last of Us. È veramente veramente bello vedere come molto spesso chi si abbatte magari non pensa che invece potrebbe essere davvero una bella opportunità per ripensare un po' la propria vita in positivo. Riorganizzarsi, esatto, in positivo. Diciamo che la pandemia aiuta gli audaci. È vero, la pandemia aiuta gli audaci. Allora, in apertura puntata abbiamo detto che sarebbe stata l'ultima puntata per quanto riguarda Sailor Moon, invece mi sbagliavo perché abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. Quindi, se voi volete... Io credo che sia colpa di Samantha, sai perché? Perché è prolissa. Perché ne sa troppo. Ne sa troppo e non si può limitare. E poi si vede che ci tieni, che le piace. No, perché non si può limitare. Ti snocciola tutto. Io la capisco perché ho il medesimo amore. Mi sarebbe piaciuto fare la suora. Ho il medesimo amore io per Dragon Ball, ormai lo sapete. Vabbè, proprio. Chi se ne frega di te, si parla di Sailor Moon. Stai scherzando? Allora, vai, quindi... Prossima puntata, Codice Nerd, giovedì, ore 18.00, di nuovo... Se mi volete... Ormai stai qui, ragazzi, ti teniamo. Mi tenete come mascotte. Samantha non si può... Proprio guarda, se parli di Sailor Moon... Dobbiamo concludere i nostri quattro archi narrativi di Sailor Moon. Sì, praticamente la sì. prossima puntata però sarà l'ultima che riguarda, spero, purtroppo... Io ci provo. Il mondo però diciamo che con un'ora e mezza... Porta il fucile, Marco, no, diciamo che con un'ora e mezza ce la dovremmo fare... Anche no, belli comodi, belli, tranquilli, ma rilassati, sì, mood estivo. Adesso estivo. La sparo, voglio metterci in difficoltà. Spareremo giovedì prossimo anche a chi? No, a nessuno. No, spareremo l'argomento della prossima puntata ancora, di quella ancora dopo. Ah, lo spareremo? Lo spareremo, lo decideremo lì per lì. Voi scriveteci. Grazie. Se avete delle preferenze, lo potete dire sui nostri social, su Instagram, su TikTok. Su TikTok. Facebook. Lo dicono uguale su Facebook. Ci potete scrivere privatamente, tanto il numero di Marco Donati è su tutte le panchine e tutti gli autogrill dello Stato, insomma, quindi vicino a quello di Emanuele? Sì, chi ma è Emanuele? Ma non all'esterno. Buon padre, guru. E il guru! Ma non all'esterno, nei cessi. Nei cessi, proprio all'interno. All'interno. Facciamo le cose fatte a quello bene, dei camionisti. Diciamo le cose come devono essere dette. Assolutamente. E ringraziamo anche il signor Foca, che ci ha supportato con la sua musica, perché vi ricordiamo... Esatto, felicissimo. Vi ricordiamo che siamo super organizzati da oggi, quindi insomma, chi vuole capire, capisca. E quindi vogliamo chiudere con un pezzo, li lasciamo con un pezzo? No. Mi dice di no, aspetta, allora, c'è la sigla, abbiamo la sigla. Non possiamo, quindi non possiamo fare, cantiamo noi qualcosa. Ma non cantiamo niente, abbiamo la sigla. Ma dopo Antonello mi sento, sai, quel ritmo addosso. Fai bene, perché tu sei una nullità, invece Antonello è una persona da tenere da conto. Mi piace come parli di me. Signori, grazie per averci tutto. Seguito, per averci scritto e per averci mandato messaggi. Continuate a farlo, noi siamo qui e vi aspettiamo. Ciao e grazie. E soprattutto... Ciao. Stai cool o stai nerd? Il bello della diversa. Sono io che li distraggo.